tonight by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna go and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock a bye, baby, rock a bye. I'm gonna rock you, rock a bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock a bye, baby, rock a bye. I'm gonna rock you, rock a bye, baby, don't you cry. Rock a bye. Siamo con Marcella Di Matteo, direttrice di questo bellissimo evento, decima edizione, tantissimi ragazzi, una passione incredibile per il mondo della danza, espresso veramente in modo incredibile. Parliamo dei numeri di questa manifestazione e soprattutto dello spirito. Sì, ciao Gianni, Anima e Corpo è un bel evento di danza che ha preso appunto corpo nel lontano 2011, infatti oggi ci ritroviamo qui di nuovo al Teatro Mediterraneo per la decima edizione di concorso, ma in realtà noi non è che abbiamo fatto soltanto concorso, infatti abbiamo già organizzato pure quattro rassegne, altri 4-5 spettacoli di gran galà e di gran varietà, abbracciando ogni volta un po' tutti gli stili di danza e a volte, devo dire la verità, anche la recitazione e il canto. Si tratta sicuramente di un evento nazionale al quale appunto partecipano ogni volta tra le 100 e le 120 scuole provenienti un po' da tutta Italia, che appunto portano qui i loro allievi, i quali si vengono a sfidare sempre al cospetto di giurie, devo dire la verità, non perché le scelga io, che sono una grande pignola per non dire altro, e sono sicuramente giurie di un grande livello professionale, artistico. Infatti ti sto parlando per esempio di Carla Fracci, che è venuta già due volte ai nostri eventi assieme al maestro, il grande regista Beppe Menegatti, o per esempio è venuto pure Fabrizio Magnini, il coreografo di Rai e Mediaset, poi sono venuti Raffaele Paganini, insomma veramente abbiamo spaziato un po' nel top, i grandi del mondo della danza. E infatti pure la giuria di quest'anno non è stata assolutamente da meno, infatti vi parlo della grande Luciana Savignano, Mauro Mosconi, Alessio Di Stefano, e poi ovviamente per l'hip hop ci sono stati Fritz Zami e Gianni Wells. Ma c'è la caratteristica importante di questa vostra manifestazione, è la votazione che viene fatta da parte dei giudici e poi l'atmosfera che si respira dietro al palco. Sì Gianni, infatti il nostro elemento caratterizzante è proprio il sistema di votazione visiva computerizzato che noi adottiamo. Infatti la nostra giuria esprime i suoi voti pubblicamente con alzata di paletta e poi questi voti vengono proiettati sul maxi schermo e vengono proiettate sul maxi schermo anche le graduatorie finali, in maniera che riusciamo a garantire una trasparenza che altrove sicuramente non c'è.
Gianni, riguardo all'atmosfera che si respira dietro le quinte, che dire, è stupenda, è meravigliosa, perché è troppo bello, insomma, vedere tutti questi ballerini, perché ogni volta da noi arrivano perlomeno 1000-1200 ballerini, un po' di tutte le età. È bellissimo vederli dietro alle quinte, tutti emozionati, che provano, si riscaldano, è un'emozione veramente stupenda. Che altro dirti a questo punto? Niente, non mi resta che salutare tutti quanti e darvi appuntamento all'11ª edizione che si terrà sicuramente, come sempre, a novembre. Buona serata a tutti. Ciao ciao! Luciana Savignano, Maestro Mosconi e Di Stefano, qui per la giuria di Anima e Corpo, una manifestazione veramente importante che fa un pieno di anima e di corpo di tanti ragazzi che vogliono crescere nel mondo della danza. Le sensazioni che si sono provate in questa giornata? Ma io posso dire che le sensazioni sono sempre molto belle quando si vede l'energia, la voglia, la volontà di fare, di essere in palcoscenico, di donare emozione. Io è la prima volta che mi ritrovo a essere quasi in palcoscenico con loro e devo dire che è stato bellissimo, perché ho assorbito proprio il sudore, la voglia, l'energia, la voglia di fare, e mi sembrava di essere lì con loro, quindi è stata un'emozione anche per me, bellissimo. E invece per me questo è il terzo anno, vero? Che sono venuto qui, è sempre una bellissima esperienza. E sulla limpidezza anche del voto, che noi facciamo vedere questo nostro giudizio sia ai ragazzi che sono sul palcoscenico, che sia ai genitori che guardano, così non ci sono né inghippi né inganni, e siamo felicissimi di essere qui. Salve, è un piacere essere qui. Hanno già detto tutto loro, quindi posso solo aggiungere che è una bellissima manifestazione, ho visto delle cose davvero belle, un grandissimo in bocca al lupo a tutti e un saluto a Telecapri. Ad Anima e Corpo, Fritz e Gianni Wells, una vita che ci conosciamo e che insieme viviamo esperienze nel mondo della danza. Parliamo di questa serata e della vostra impressione. Ciao a tutti, un evento molto interessante, un evento di scambio, e tenevo a precisare che questi eventi servono per far crescere gli allievi, e anche i genitori dovrebbero capirlo e accettare magari di buon grado i giudizi che vengono dati anche dalla giuria, che viene chiamata appunto perché si pensi che abbia una competenza, e quindi non pensare troppo sempre al risultato, ma pensare alla crescita, che è molto più importante. Non è importante il momento, è importante il percorso nel tempo. Passa la parola a Fritz. È un mio gradito ritorno qui a Anima e Corpo da Marcella, mi sono trovato benissimo e il consiglio dato dal mio collega Gianni, mi appoggio in pieno da tutte queste cose, perché a volte i genitori non si rendono conto che non sempre aiutano i loro figli a crescere. La danza richiede passione, dedizione, impegno e anche professionalità. Scegliere dei professionisti serve ad aiutare i ragazzi a crescere. Ce ne sono stati tanti oggi e ce ne sono stati anche meno, insomma, quindi è anche giusto. E un saluto a tutti e ciao, a presto. Ciao a tutti, grazie per l'invito, alla prossima. Alex
Sanna Clemente, presente qui ad Anima e Corpo, presente in tutte le manifestazioni per essere vicino, per dare un messaggio importante che voi ci siete. Sono presente perché sono una donna che sostiene le altre donne e dietro questa bellissima iniziativa c'è una donna che si chiama Marcella e soprattutto sono presente perché il nostro sindaco Luigi De Magistris investe nella cultura non soltanto con le parole ma con i fatti e questo è un punto decisivo perché se noi vogliamo veramente un'Italia che non sia brutale, che non sia violenta, dove terminino episodi anche legati allo femminicidio, alla violenza verso gli altri, noi dobbiamo tornare ad investire in cultura, quelle arti e la danza per eccellenza che rendono le persone migliori, che rendono le persone nobili e oggi gli occhi di questi ragazzi brillavano perché ci sono genitori che fanno grandi sacrifici che gli consentono questi percorsi, ma noi dobbiamo ancora fare tanta di strada e garantire a tutti di poter avere accesso a queste opportunità. Oggi però il Teatro Mediterraneo ospita dei numeri uno, dei professionisti e siamo stati veramente orgogliosi di essere al loro fianco e di incoraggiare sempre chi lavora con questa qualità per i ragazzi di questo paese e soprattutto per la cultura.